Quante volte ho ingannato la morte, vedendola da vicino. Non per mia scelta, ma in quei momenti diventa tutto più chiaro e nitido. Il presente sembra la meta inevitabile di ogni passo compiuto per raggiungerlo. E al tempo stesso, vedi un'altra via aprirsi davanti a te, quella che avresti potuto prendere al primo passo. Siamo tutti su questa strada. Le brave persone che lottano per cause sbagliate e i corrotti nascosti dietro maschere di onestà. Ognuno di loro è convinto di essere dalla parte del giusto. Ma ogni viaggio ha una fine e la morte non si inganna in eterno. Contro Atlas avevamo dato tutto e non era bastato. Ne avremmo pagato il prezzo. Catturato, ragazzi, 8 gennaio 2061. Località sconosciuta, beh, giustamente ci hanno catturati. Voglio anche vedere. L'intro. Ogni dettaglio può contare. Che posto è questo? Un ex laboratorio che Irons ha modificato. Un laboratorio? Per ricerche mediche o simili, non importa. Adesso è una prigione. L'intro mi ha commosso, a dire la verità. Mi ha stracommosso. Ci siamo. Sangue freddo o non ne usciamo vivi. Al momento giusto. Tutti giù, scendere! Muovetevi a scendere! Benvenuto in Atlas. Oh, salve. Apertura gabbia. Questi due, zona C, via. Cormac. Nella gabbia. Gli altri dietro la linea rossa. Cosa cazzo ci fa Cormac qua? Dietro la linea. Quattro scendono a zero. E quattro saliti. Che ci fai qui? Manticore ha spazzato via il supporto aereo. Io ero fuori portata, ma la nostra squadra è stata sterminata. Qualcuno verrà a prenderci? Il centro è contaminato. I nostri non sono più in città. Non verrà nessuno. Forza, andiamo! Uscite! Tutti fuori! Mi incazzo, eh? Tu cambi, mi incazzo. Dopo ti ammazzo. Andiamo! Io li ammazzo tutti questi. Quattro in arrivo. Con noi dovrebbero essere anche più incazzati. Roger, perché abbiamo sterminato loro, i tizi praticamente. Siamo anche abbastanza famosi. Diamoci una mossa. Isolamento blocco C. Porca troia, guarda di qua. Guardare. Questo qua è avanti. Isolamento molto. Questo è isolamento molto preoccupante, ragazzi. Via, via. Guardate! No, niente, salve. Dentro, isolamento blocco C. Ah, ecco, perfetto. Dovete picchiarci per forza. Blocco C, aprire. Mettetegli le manette. Dentro, isolamento blocco C. Andiamo. Giù, ci, ha detto giù. Ci entravo, aia, ci entravo da solo anche. Questa ce la pagheranno cara. Buonanotte, ci vediamo domani. Ci è svegliato? No, no, no.
no, no, brutta cosa. Finalmente conosco l'uomo che aveva l'ordine di uccidermi. Dovevamo solo fermarti. Se ti avessimo ucciso, a nessuno sarebbe dispiaciuto. Ad Atlas il fallimento non è contemplato, quindi è un peccato che tre dei miei migliori contraenti abbiano fallito così miseramente. Ma è così che deve andare. Separare il grano dalla pula, i forti dai deboli. Gli Spartani avevano capito l'essenza della guerra. Ma quella verità è stata dimenticata per 2000 anni. E tuo figlio Will? Che cos'era? Forte o debole? Will è stato una vittima delle assurde politiche del governo degli Stati Uniti. È morto lottando per una causa! Certo, la verità è che morire per una causa non la rende meritevole. Non sei giovane, ma sei forte, Cormac. Ci metterai 20 minuti a dissanguarti. Abbastanza da riflettere sui tuoi errori. E tu? Il ritorno del figlio al prodigo. Ti avevo dato una seconda occasione. Non sei come quello. Però aveva un po' la faccia dispiaciuta lui, Cazzo. Squadra polizia all'infermeria 3. Quattro soggetti da rimuovere. Ripeto, squadra polizia all'infermeria 3. Quattro soggetti da rimuovere. Portalo via. Camminare. Fermate Irons. Io non... Zitto! Ce ne andiamo. Insieme. Ce l'ho io. Seguitemi. In silenzio. Non ho ancora capito come, ma va bene. Noi siamo senza un braccio adesso, quindi... Comunque lo vedo un po'... Lo vedo un po' messo male il tizio qua. Io. Ma questi sono cadaveri. Arrivo! Sì. Madonna mia che devasto. No, io... È della tua misura. Prendi Exo e arma da fuoco. Ah. Povero. Ok, praticamente abbiamo solo un braccio. Vieni. Messo così, non puoi ricaricare. Non sprecare colpi. E prendi un nuovo kit se resti a secco. Pronto? Sono prontissimo. Vai. Da qui si va in superficie. Ilona, di qua. Mitchell, usa il terminale per aprire la porta. Presto. Aspetta un attimo a... Noi da Belluno usiamo i terminali. Activate. Armi a terra! Guardate che sparo! Mitchell, ragioni! Buttatele! Che succede? Porte chiuse! Indietro! Cazzo! Tu prova a salire! Noi ti raggiungiamo! Mitchell, andiamo!
Cioè ogni volta che finisco i colpi praticamente mi tocca prendere un'arma nuova, eh. Oh cazzo. Meno sparo meglio è. Verrà presto a prenderci. Non facciamolo aspettare. Ilona. Attacchi con Manticore. Lancerà dei missili. New Baghdad era solo l'inizio. Washington, New York, Los Angeles. Grandi città. Meno di due ore al lancio. Fanculo. Eh sì, un casino, eh. Oh mio Dio. Sta zitto, calmati. Stai dritto sulla sedia. Ilona, rispondi. Cazzo. Io ho sentito vediamoci al è un nome di un posto, quindi è chiusa. Prova. Elaborazione. Terminato. Salve. Bene. Ecco la visione del futuro di Irons. Sì, sì, vedo. È pazzo. Forse un po' sì. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi. Sembrava una persona a posto, ma. Vai. Toglietevi di mezzo, largo! Madonna, guardate come scappano. Mi hai salvato. Vero che l'ho salvato, ti ho salvato. Tranquilli. No, qui tu sei di me invece, eh. Le munizioni Mitchell. Che non riesci a caricare da solo, stolto. Senza un braccio. Non riesci neanche a mirare. Arma ore 12. Vai tranquillo, ce l'ho. Praticamente sto uccidendo più io di lui, eh. Sto uccidendo tutto io. Vai avanti tu, per favore, che mi stanno narrando. Ripeto, vai avanti tu. No, mi fai il camper, va bene. Vai. Andiamo. Apri, stolto. Meglio sbrigarsi. Apri anche questa, stolto. Tutti a terra, cazzo! Ho detto giù! Tu non muovere un muscolo! Manchi. Indietro lo sparo! Dai, alla porta! Re, questo spara, eh. Ti avverto. Da dove lancerete, Manticore? Da dove? Dal centro di comando Atlas, in città! Bene. Il portello, andiamo! Entro io! Sì, salvati il culo prima tu, tranquillo, ottimo. Dove diavolo siamo? Sì, portelli a caso. Ma che... Oh, merda. Porca troia. Cazzo! Dobbiamo andarcene! Eh sì. Guarda! Sì, un condotto! Qui sotto! Aiutami, Mitchell! Sì. Spostiamo il carrello! Vai! Madonna mia, dove cazzo siamo finiti? Un forno crematorio, cos'è? Merda. Di qua! Una sega. Presto! Aia. Sì, mi sa che è proprio... Forza, amico! Ah. No, non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce la faccio. Non ce l'ho fatta, va bene. Salve. Dovevo andare avanti prima. Forza!
Forza, amico! Ci sono, prendimi! Cazzo, Mitchell! Ecco, aia. Preso! Perfetto, sì, ma magari se non perdo anche l'altro per braccio. Un soffio. Bene. Ok, adesso dove andiamo? Gideon, su. C'è della luce. Siamo quasi. Seguiamo la luce. Il comando deve sapere del lancio di Manticore. Gideon, sono Ilona. Ho preso un mezzo. Vediamoci al muro nord. Perfetto, arriviamo. Svegli, Cormac è messo male. Di qua! L'elicottero! Quello ha chiamato l'allarme. Ha attivato l'allarme. Quello là. Madonna. Luaro. Non ho più armi, cazzo. Ok. Procediamo. Bravo, che fai qualcosa anche tu finalmente. Come sei a munizioni? Male. Male. Sono male a munizioni, stolto. E che cazzo devo fare? Cioè, non è che ho... io mi posso provare a fare qualcosa, ma... fino a un certo punto anche. Poi non posso neanche cercare di mirare. È peggio che giocare a Counter-Strike così. Madonna mia, quelli fanno male. Quelli fanno male. Mori. Madonna mia. Contro le munizioni, ma questi qua sono invincibili anche. Bravo che tiri le flashbang. Non sarò una sega, però ti tira l'uguale. Gideon. Non ho ammo. Ok, perfetto, ammo di nuovo. A posto. Perfetto. Praticamente sto andando avanti di switcharmi, eh. Va bene che sono forte, ma fino a un certo punto. Gideon, dai, entra. Apri, open everything. Let's go and kill Iron. Penso sia Manticore, vero? C'è abbastanza Manticore per colpire tutte le metropoli dell'emisfero. Bravo. Proviamo Ilona e Cormac. Sì, sì. Forza. Ottima idea, però se ti muovi tu, mi muovo anch'io. Sfonda. Adesso, corri! Io corro. Ignoro. All'elicottero! Madonna mia che pro. Entro. Ok, ci sono. A tutte le unità, qui Sentinel 2-1 alla cieca, rispondete! Alla cieca. 2-1 qui, Kimping. Vi davamo per difendersi, soldato. Entro due ore Irons lancerà un attacco biologico su varie metropoli. Lo sappiamo anche noi. Abbiamo la vostra posizione. Unità aeree di supporto. Kingpin, mi ricevi? Cazzo, tenetevi! Ma merda, che idea del cazzo. Freghiamo un aereo così ci buttano giù appena decolliamo. Grande Gideon, grande. Un genio. Dove siamo? Alzati. Alzati, come ci siamo schiantati con l'aereo, come se nulla fosse. Funziona ancora. Passa in manuale. Chi pensa a Zombie Best? Mo entro io e faccio casino. Entro io e faccio un devasto. Errore braccio sinistro, sfotti? Ok, questo non spara, quindi devo fare... Calibrazione armamenti. Oh mio Dio! Devasto assurdo! Porca troia. Una cosa alla volta.
una cosa alla volta, perché io non so come si deve sto a fare, la prima volta che lo uso. Io sto disfando tutto. Cos'è che è pronto? Oh mio Dio. È devastante però, eh. Bisogna solo imparare un attimo ad usarlo. Poi il devasto è assicurato. Anche perché ha un sacco di roba. Con G ha i missili super potenti. Con Q anche, quindi... Tipo, questi sono quelli di Q. Sciame missili, ecco come si chiama. Praticamente aggancia ad un sacco di roba. E lancia un sacco di missili. Una figata. Penso che devo andare un po' avanti, vero? Vai, tu mi segui allora. Seguimi. Razzo pronto. Sciame missili pronto. Muovo adesso a... Ops, scusate, non volevo... Come il fuoco amico non sarà tollerato? Volevo spaccare la porta. Ops. Non volevo travolgervi. Ah, ecco come si fa. Agganciati tutti. Madonna, che cosa devastante, ragazzi. Esagerata. Nessun problema. Intanto facciamo così. E poi facciamo così. Uno è andato. L'altro invece gli tiriamo direttamente un razzo. Poi lo arriamo. Qua lanciamo un altro missile. A posto. Un razzo a quello dietro. Perfetto. Madonna mia, ho fatto un devasto anche adesso, eh. A posto. Sì, sì, è tutto pronto. Qua si riescono missili da culo a staffare. Forza, apri sta roba, dai. Solleva. Solleva. Ma che forza che ha sto coso. Oh mio Dio. Ecco, sequenza di espulsione sull'asfalto. Ha fatto più male l'espulsione del resto. Oh. Arrivo direttamente con i furgoni. Ci penso io, tu guida. Io sono ferito molto, eh. Spero non sia troppo tardi. Parti tu. Finita anche questa, oh mio Dio, stupenda. Ragazzi, io inizio ad amare le missioni di questo gioco. Le inizio veramente ad amare. Quindi io procedo subito con la prossima. Noi ci rivediamo al prossimo video. Rimanete sempre convinti e lasciate un bel like.